Appuntamento tradizionale con la Golden Fest giunta alla 19ª edizione, ma che da qualche anno, come di consuetudine, si svolge nei weekend di Pasqua con lo scopo di attirare un maggior numero di turisti. Anche quest'anno, a detta dell'organizzatore e dell'allenatore Johnny Schieratura dal Golden Event di Rimini, sono giunte iscrizioni da diverse regioni d'Italia, in particolar modo da Lazio, Marche, Umbria, Veneto, Trentino e Lombardia, ovviamente dell'Emilia Romagna. Quest'anno l'avvenimento avviene con il cambiamento dell'ora regale. Non a caso è stata posticipata la gara competitiva dalle 9.30 alle 10.30, mentre proprio dalle 9.30 nell'ordine sono arrivate le partenze delle non competitive e delle gare giovanili. Tutti gli atleti del giovanile si sono sfidati in un circuito protetto di 200 metri. Novità in entrata, con l'arrivo già dal venerdì, di strutture per spiegare i camp training di running, persone in grado di distribuire consigli utili per allenamento, alimentazione e sforzo in vista dell'avvicinamento alle sport e al mondo dello sport. Infine, il circuito della competitiva, rimasto intatto senza subire variazioni, un percorso misto collinare, impegnativo, con il passaggio davanti a Villa de Verghè, che racchiude tutti gli ingredienti per correre in mezzo alla natura. Servizio massaggi completo, tanto per non farsi mancare nulla. Percorso da 10, 8 e 3 km. Ritrovo previsto fin dalle prime battute del mattino alle ore 8, zona Villaggio Primo Maggio, per l'esattezza, davanti allo stabilimento Succi Ugo Arredamenti. Il 19° Golden Fest è l'evento principe della settimana di Pasqua dedicato al running. Si disputa a due passi dalla Riviera Romagnola, nel verde delle prime colline riminesi, toccando San Martino Monte l'Abate e San Lorenzo di Correggiano, con il suggestivo passaggio davanti a Villa de Verghès, a 65 metri sopra il livello del mare. Le origini della Villa de Verghès risalgono al 1600, edificata in stile neoclassico per la nobile famiglia riminese di Ottalivi. Nel 1843 viene acquistata poi dal nobile parigino Mary Joseph Noel Desbergers, famoso etruscologo, uomo di cultura e studioso dei classici, divenendo un punto di riferimento degli intellettuali, artistici e politici di quel tempo. Il Golden Fest è l'evento d'apertura del calendario sportivo Golden Event, trofeo Endas 2016, che abbina sport e turismo con tanti appassionati ai nastri di partenza provenienti anche dall'estero. Il Golden Fest è il primo degli 8 appuntamenti di livello nazionale ed internazionale, come la corsa della Notte Rosa Rimini-Verrucchio, che si svolge con i patrocini dei comuni di Rimini, dell'Endas e dell'Unicef. I favoriti per l'edizione del 2016 nel gente di sesso si prospetta un grande spettacolo podistico con tante campioni in salvia come Federica Moroni, Anna Nanu, Francesca Scarselli e la giovanissima Elena Bellini. In campo maschile i top runner da battere sono Michele Cacaci, Francesco Vittori, Massimiliano Sfondalmondo, Michele Agostini, Enrico Bellini e Mamadou Diouf. Nel 2015 si hanno imposto il forte forlivese Michele Cacaci con il tempo di 33-24 davanti al riminese Francesco Vittori 34-28 e l'abruzzese Sergio Naglieri con 34-34. Nelle donne Leonora Errani con 40-28 si classificò davanti alla compagna di squadra Federica Moroni con 41-26 e la ferrarese Giulia Bellini con 45-45.
È da stimolo anche la camminata o corsa non competitiva che prevede le iscrizioni per tutte le età. Sicuramente il giorno di Pasquetta rappresenta anche una festa per svagare mente e corpo. Quale miglior arma se non sfruttare eventi come la Golden Fest per mettersi alla prova o per semplicemente sfogarsi? Sono stati circa 1000 gli atleti che tra competitivi e non hanno preso via l'edizione 2016. Sicuramente una ricca soddisfazione per Johnny Schiarature e il suo staff della Golden Event, che timbra un nuovo successo anche a livello turistico data la partecipazione di persone anche di fuori regione. Assente la campionessa Eleonora Errani, vincitrice della penultima edizione, e di altri grandi maratoneti, Schiarature ha potuto però contare sull'appoggio di un numero importante di iscritti che ancora una volta nel periodo pasquale gli ha dato ragione, tanto da mettere già in programma la prossima edizione, che sarà nell'occasione la 20ª. Validi anche gli sforzi fatti per completare al meglio le premiazioni. Una bellissima cornice di pubblico, immerso in un panorama sempre più verde di un tragitto tradizionale storico, non ci potrebbe essere che miglior cornice per inneggiare la Golden Fest, che guadagna sempre più punti. Ci è piaciuta anche l'aria respirata e avvistata dai concorrenti, che nonostante anche la diramazione dell'orario di partenza, ha ascoltato e guardato divertita anche le partenze e gli arrivi dei più giovani. Qualcuno, attraverso le immagini raccolte, ha voluto dispensare anche utili consigli, magari importanti, in vista futura. L'obiettivo è quello di favorire l'interesse dei giovani per questo sport, creando numerose occasioni per meglio conoscere se stessi e le proprie capacità, con momenti di gratificazione individuale per i progressi compiuti e gli ostacoli superati, senza tralasciare di stimolare il loro spirito di aggregazione, educandoli così alla convivenza civile e al rispetto delle regole. Le fasi di allenamento e la partecipazione a gare, seguendo il calendario della federazione, saranno la via per raggiungere tale obiettivo. Le gare in programma nella Golden Fest hanno visto racchiudere piccoli atleti ad atleti più grandi. Questa forma era anche un'occasione per coinvolgere le famiglie ad avvicinarsi a uno sport a portata di tutti, a uno sport sano dove i bambini possono essere accompagnati anche da padre o madri nella corsa nel caso dei più piccini, ma anche da semplici sostenitori nei casi dei più grandicelli. Johnny Schiarature da anni con la Golden Event sta lavorando a un progetto armonioso che possa coinvolgere le famiglie totalmente. Non è un caso neppure la scelta del giorno pasquale, che oltre ad avvicinare piccoli e grandi maratoneti alla corsa è un'occasione per conoscere nuove figure e chissà anche nuovi talenti. Dall'altra parte anche una veduta di idee e consigli da scambiare con altre culture, altre società amiche di altre regioni. Non è un caso anche la scoperta in questa corsa di Dioff, giovane maratoneta del Miramare Runner. Non è un caso che un atleta importante come Michele Cacaci decida di parteciparvi. Non è un caso che si vedano Benedetti o Pioli Moroni fare da cassiere o da contabili per aiutare chi da anni con forza, coraggio e determinazione sostiene i colori della Golden Event Rimini, con la speranza che tutti possano capire lo spirito che vi regna e la programmazione mirata a divertimento con saggezza. Le gare sono state organizzate nel migliore dei modi, con un circuito protetto di 200 metri. Tutti i piccini hanno potuto gareggiare senza affanni. L'organizzazione è stata perfetta e fluida. Bene la distribuzione tempistica in fatto di partenze e arrivi tra una vecchia e nuova gara. Stessa cosa per quanto riguarda le premiazioni. Premi per tutti, con tanto di gioia finale per ogni partecipante. Si sono messi in luce diversi giovani interessanti che sicuramente rappresenteranno, impegni permettendo e voglia permettendo, il futuro del podismo romagnolo, ad iniziare dal piccolo Brian Schiarature, che continua a correre senza mai fermarsi, seguendo le orme del padre. Tra le donne magari potrebbe affermarsi una nuova Moroni, magari con l'intenzione di studiare per poi scoprirsi già nella giovane età una brava maratoneta. L'obiettivo però deve essere sempre quello di divertirsi. Non devono seguire frustrazioni da parte dei genitori né a livello personale, altrimenti lo sport d'amico potrebbe divenire peggior nemico. Da lì l'abbandono nasce naturale. Riprendendo questi giovani partecipanti, sicuramente abbiamo apprezzato il sorriso, la voglia di divertirsi e di stare insieme. Dopotutto l'unione fa la forza. E qui torna alla mente quanto detto prima in merito al rispetto delle regole, conseguito attraverso l'educazione sportiva.
Oggigiorno gareggiare comporta anche avere una nutrizione giusta, una forza giusta e un approccio allo sport fatto in maniera adeguata. Anche l'intuizione di chiamare istruttori nel giorno di Pasqua che possono spiegare tutto partendo dalle prime leve è un'idea certamente utile alla formazione di un giovane o di una giovane ragazza. L'approccio anche a mangiar sano per mantenersi in forma può essere una variabile da adottare in maniera opportuna, senza esagerare, perché dopo tutto anche mangiare per un adolescente deve essere un'importante fonte energetica. Possiamo dire liberamente che questo progetto Golden Even sia ambizioso, ma ci piace. 4 semplici regole che rappresentano lo sport sano. Anche il riscaldamento adeguato, visto all'opera nella mattinata di Pasquetta fatta dagli istruttori, comporta un momento di attenzione mentale che serve a stimolare oltre i muscoli quello che noi definiamo sistema fondamentale, il cervello. Continuo a dirlo, questo sport rappresenta una piacevole sorpresa che può essere apprezzato da tutti nella miglior forma possibile. Chiamasi semplicità. Semplicità sta per accettazione e per svolgimento. L'attesa attenua la passione, ma mette voglia di affrettare i tempi e di mettersi in mostra, specie se la giornata a livello di tempo non aiuta. La temperatura è alla norma, non è una giornata primaverile, ma comunque rimane un giorno di festa. La corsa, come detto all'inizio del commento, è stata spostata alle 10.30. Gli atleti svolgono un lavoro più intenso per preparare i muscoli a dovere, riscaldarli e rilassarli allo stesso tempo. Qualcuno sceglie direttamente il massaggio muscolare. Per schieratura e truppo sta per partire la 19ª edizione della Golden Fest. Allo sparo di quest'ultimo, gli atleti si spinturano cercando di guadagnare già da subito le prime posizioni. La testa in questo momento non segue il cervello, prevale l'idea e la voglia di stare davanti a tutti. Cacacci, che non accusa tale problema, sembra l'unico a gareggiare da solo, infischiandosene degli avversari, mentre c'è chi, come Mamadou Diouf, preme subito sull'acceleratore per stare dietro a Follivese. Aiutati dal fotografo Ottavio Pavantini, quest'oggi autista per eccezione, seguiamo il tracciato svolgendo un primo piano sul percorso iniziale e sui partecipanti. Le note musicali ci accompagnano in questo score di immagini. Riusciamo ad intravedere anche il gruppo di donne che alla vigilia era dato per favorite. Nanno e Moroni gareggiano a Paiate, Francesca Scarselli è più distaccata. Giorgia Marchini appare la novità. I più
primo piano si sofferma su Diof, che è partito fortissimo e staziona al secondo posto, e su Michele Cacacci, che ha già salutato tutti. E seguendo un gioco di velocità con il nostro programma, vi facciamo vedere al rallentatore i vari scatti dell'atleta del Castore Noceto, che pare irresistibile ma anche indemoniato. Ci fermiamo con la macchina per monitorare l'andamento degli atleti. Cacacci scatta, Diof inizia già ad accusare la stanchezza di un percorso non facile, come ci ricordava Johnny Schiaratura. Proprio l'atleta della Miramare Runner sta per essere insediato da un gruppetto di persone guidato da Lanzi. Attendiamo anche l'arrivo delle prime donne. Moroni e Nano continuano a viaggiare appaiate, ma anche loro due, come Cacacci nel maschile, non paiono preoccuparsi delle altre concorrenti femminili, sicure di loro e delle loro capacità, inconsapevoli ma coscienti delle loro forze. Hanno già distanziato Francesca Scarselli, mentre per Giorgia Marchini, partita anch'essa forte, prive noi muscolari e di fiato dovute al percorso impegnativo. Alcune immagini risultano mosse, ci scusiamo con i nostri spettatori, ma la strada non ci aiuta nel tenere ferma la telecamera. Intanto vediamo Fruschini sul rettilineo acquisire sempre più fiducia. Diof, come detto, partito fortissimo, accusa i colpi e le noie dovute a un percorso impegnativo, e nel frattempo viene affiancato in seconda posizione da Lanzi e da Marini, con Giuliani pronto ad inserirsi. I quattro viaggiano a braccetto per un breve tratto. Andiamo a scovare il primo, che in base alla sua velocità ha già distanziato il gruppo inseguitore di 2 minuti. Cacacci sta facendo una gara a sé, sembra deciso a battere il record dello scorso anno e a ripetersi nella vittoria. Corre deliziosamente e nessuno davvero può impedirgli di vincere o mettergli il bastone tra le ruote, in questo caso tra i piedi. Seguito il primo piano Cacacci, ci fermiamo per vedere l'evolversi del gruppetto maschile dietro il Follivese e nella categoria femminile. Tra gli uomini, Diof, stanco, lascia campo aperto a Lanzi, che viene affiancato da Marini e Giuliani. Fruschini è quinto, appaiato con buon vento, mentre Diof è precipitato al 7° posto. Anna Nanno invece, velocità sul rettilineo, è stata superata da Federica Moroni, forse anche disturbata nel tragitto per distanziare maggiormente la propria rivale. Continuando i nostri primi piani ai partecipanti, scopriamo qualche volto nuovo e qualche volto stanco. Come quello di Belmonte, di Becca, di Esposito, Bellini, Ismail, Vittori, Tasini. Nicola e Diof, precipitato in 7ª posizione. Davanti a lui, nell'ordine, Lanzi, Marini, Giuliani e Fruschini.
Cacaci, nelle ultime salite, gioca al gioco del solitario. Si diverte solo lui, e buon per lui ovviamente, meno per il pubblico partecipante. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. E che tuttavia nelle ritrovie scopre la velocità di Fruschini, l'ultimo della fila. Supera in un colpo solo Lanzi, Marini e Giuliani, premendo sull'acceleratore. Cacaci, intanto, si invola nelle ultime curve prima di giungere all'arrivo con il tempo di 33,06, battendo anche se stesso nell'edizione del 2015 a livello di tempistica. Segue Lorenzo Fruschini della Rimini Nord con 35,13, terzo posto per Simone Lanzi dell'Arezzo Pollicciano con 35,18. A quarto posto si classifica Giuseppe Marini della Marathon Club Città di Castello con 35,34. Segue al quinto posto Francesco Vittori della Golden Club con 35,46. A sesto posto Luca Giuliani dell'Atletica Avis Perugia con 35,53. Al settimo Alberto Bonvento della Ponte Lugo Bologna con 36,02. All'ottavo Mamadou Diouf della Miramare Runner con 36,11. Al nono posto Filippo Tassini dell'Atletica Consolini con 36,20. Al decimo posto Ciro Esposito della Golden con 36,29. Tra le donne a trionfare sul filo del rasoio è Anna Nanu, che approfittando anche di una sosta alla Moroni per dissetarsi, usa lo sprint finale per aggiudicarsi a livello femminile la 19ª edizione della Golden Fest con il tempo di 39,19. L'atleta della Gabbi Bologna viene accompagnata sul podio dalla riminese della Golden Even Federica Moroni con 39,34 e Francesca Scarselli dell'Olympics Runners Lama con 41,51. Le tre donne giungono rispettivamente nella classifica generale 26esima, 28esima e 35esima. Dietro loro Giorgia Marchini dell'Atletica Estense con 42,32 e Federica Pasquelli dell'Olympic Runners Lama con 42,55. Gli allori di categoria sono andati a Amatori A, Mamadou Diouf con 36,11, Amatori B, Giuseppe Marini con 35,34, all'Amatori C, Alberto Bonvento con 36,02, all'Amatori D, Carlo Romagnano con 42,26, all'Amatori E, Adolfo Accalai con 41,57, all'Amatori F, Giorgia Marchini con 42,32, all'Amatori G Antonella Panza con 43,46, Amatori H Monica Casaddio con 46,53. Premiate ovviamente anche le squadre partecipanti. Dopo aver visto le premiazioni, sentiamo l'intervista raccolta a fine gara ai primi tre arrivi maschili e femminili. Infine, prima di salutarci, Johnny Schieratura ci ricorda il prossimo appuntamento dalla Golden Even, mentre Correre Insieme ritorna la prossima settimana con la Strariccione. Beh, effettivamente sì, diciamo che già il primo chilometro era in testa di un bel po' e ho gestito tutta la gara, anche se il percorso, pur essendo molto affascinante, è veramente, veramente duro, non me lo ricordavo così impegnativo, diciamo. Senti, era stato un distacco davvero enorme, e dicevi, non te lo ricordavi così impegnativo, però è sembrato non esserlo per te. Sì, dai, diciamo che avendo avuto così margine, visto che è un periodo che comunque sto bene, la condizione è buona, sembrava tutto facile, ma si è sofferto, soprattutto il quarto chilometro mi sembra, o il quinto, dove c'era l'ultimo salitone veramente duro, lì è stato pesante, poi dopo me la sono gestita abbastanza bene. Distacco marginale, anche tu, in base anche alle tue potenzialità, in base al tuo momento dove appunto hai dichiarato di star bene, ti aspettavi un distacco così enorme rispetto al secondo e al terzo? Sinceramente no, anche perché a livello di allenamenti collinari eccetera non ne ho fatti praticamente nessuno, un po' di sprint in salita ma nulla per affrontare una gara così dura, però la gamba c'è, si è visto. Sì, primo Cacaci è di un'altra categoria, fa un altro sport rispetto a noi e quindi lui ha vinto tranquillamente, meritatamente. Dopo io sono stato assieme al ragazzo che è arrivato terzo fino all'ultimo chilometro, una gara abbastanza difficile,
tutto sali scendi, e ce la siamo giocata fino alla fine, ci siamo divertiti comunque. Sì, nella prima salita ero rimasto un po' dietro, sono andato via dopo in discesa insieme a degli altri, sono riuscito a riagganciarmi e dopo nella seconda salita siamo andati via io e lui. E siamo rimasti solo io e lui per il secondo e il terzo posto. No, sinceramente è molto che non gareggio e quindi il mio rendimento è stato questo, diciamo, un onesto terzo posto. Il primo lo conosco, era inutile andargli dietro perché tanto è troppo forte. C'era anche lo scorso anno qua e quindi ecco. No, però sono contento perché ho fatto la mia gara e ho mantenuto il mio ritmo sin dalla partenza e ho fatto quello che volevo, diciamo. Diciamo che avendola fatta l'anno scorso conosco la gara, cioè qui c'è la salita fino all'ottavo chilometro, quindi era bene partire un po' regolari e cercare di tastare il terreno un po' con gli avversari fino verso la fine. Mi è piaciuto molto, diciamo, preferisco un percorso a questo come piuttosto che una gara piatta, diciamo. Sinceramente ti avevo visto dietro Federica e poi cosa è successo nello sprint finale? Ah, io sono andata un po' in progressione anche perché adesso purtroppo ho un infortunio, un risentimento muscolare, allora sono partita un po' con cautela, ho visto che mi tirava un pochino in salita, allora ho mollato un pochino, la Federica se n'era andata, poi l'ultima salitella sono riuscita a riprenderla e poi in discesa si è fatta la gara, sono andata, sì, poi c'è da dire che a me questi percorsi mi favoriscono perché di solito faccio gare in montagna, infatti adesso sto preparando la Val di Fassa Running come sempre, ho iniziato già con le gare in montagna e adesso andiamo avanti, anche se un po' l'inverno, quest'inverno l'ho persa perché non sono riuscita a allenarmi, però adesso col caldo vedo che sto andando bene, allora andiamo avanti. E all'ottavo ho visto una scheggia che mi passava mentre stavo bevendo ed era l'Anna e non c'è stato più niente da fare. Direi tattica da vera campionessa nazionale. Sì, io sinceramente pensavo ormai di aver vinto, però si impara anche da questo, anche perché le più forti ci sono sempre. L'Anna è un altro livello, non c'è niente da dire. In discesa va molto più forte di me, io devo lavorare sulla velocità e sulla discesa. Adesso sto allenando la maratona, ho un sacco di chilometri nelle gambe e ancora la velocità non è mia. Quindi va bene così, è giusto che vinca lei. Sì, sono in pieno carico, sto facendo dei lunghi, ripetute lunghe, ho fatto 2 giorni fa 38 e quindi ci sta, insomma. Direi che sono contenta comunque lo stesso per quanto sto caricando. Ma sì, non me l'aspettavo, terza, un bel piazzamento, poi la gara è abbastanza dura, quindi sono molto contenta. Onestamente sono partita un pochino più tranquilla e poi a metà gara mi sentivo abbastanza bene, quindi ho cominciato un po' ad aumentare il passo e è andata bene fino alla fine. È un evento di trail, quindi si correrà sulla pista ciclabile del fiume Marecchia, tutto il lungo fiume Marecchia, dove si potrà vedere il ponte di Tiberio, passarci sotto, corre anche nella storia romana, però su un percorso trail. Un percorso bellissimo, partirà da Marina di Rimini, dalla Nuova Darsena, dove ci sarà un grande palinsesto, dove poi al termine della manifestazione interverranno tanti personaggi, ci sarà addirittura una cena di un pranzo di pesce a chilometri zero a cura dei pescatori, della compagnia dei pescatori. E un evento che vedrà anche una family run di 6 km dove gareggeranno anche le famiglie, una 3 km per i bambini e 15 km un percorso trail dove si correrà su tutte e due, per la prima volta Rimini, su tutte e due le sponde del fiume Marecchia con il passaggio a San Martino dei Mulini. E un percorso sicuramente migliorato rispetto all'anno scorso che erano 10 km, portato a 15 quest'anno, ma abbiamo un progetto futuro di far correre in tutta la Val Marecchia partendo sempre da Darsena. E ritrovo in Darsena, partenza 9.30, dove ci sono anche spogliatoi, docce, tante premiazioni e assaggi di prodotti locali. Questa manifestazione che organizziamo, ci saranno anche i più grossi specialisti di trail, e, su un percorso definito molto facile, abbordabile a tutti, quindi è per quello che abbiamo inserito anche questa Family Run domenica 24 aprile, con partenza ore 9.30 nella splendida location della Darsena di Rimini. Thank you.